Gold Dingo, è evidente che il miglior modo per diventare ricchi è investire tramite leverage, esempio mutui, leverage sostanzialmente a leva, se fatto per bene. Qual è a tuo avviso il modo migliore per ottenere la leva? Mutui investendo su immobiliare, ETF a leva, far leva su un lazy portfolio conservativo tramite futures opzioni? Che domanda, che domandina. Allora, è evidente che il modo migliore per diventare ricchi, io avrei già da ridire sulla domanda, cioè se andiamo ad analizzare la domanda, secondo me è proprio sbagliata, è proprio mal posta o comunque sia ha dentro un bias. È evidente che il modo migliore per diventare ricchi è investire tramite leverage. No, assolutamente no. Se tu ti vai a guardare le liste delle persone più ricche al mondo, oppure semplicemente, anzi, neanche quello, neanche, guardati intorno, guarda gli amici tuoi che hanno più soldi, i genitori degli amici tuoi, oppure i tuoi colleghi, oppure le persone che hanno soldi intorno a te, e scoprirai, almeno è così per me, è così per i miei amici, perché ovviamente è già un discorso che personalmente è già uscito, e comunque sia, anche se lo vai a guardare su scala, quindi a livello nazionale, mondiale, dove vuoi. Poche persone diventano ricche con gli investimenti, molto molto poche. Quindi non è il modo migliore per diventare ricchi e tantomeno non è evidente, almeno a me non è per niente evidente. Quindi secondo me non è così. Se la vogliamo reinterpretare, la domanda è qual è il modo per diventare ricchi, il miglior modo per diventare ricchi, non con gli investimenti, ma con un'attività produttiva tua. Puoi diventare ricco anche come dipendente, come libero professionista, forse ci potresti arrivare prima a diventare tanto ricco, se fai in maniera autonoma, con molte più complicazioni e anche molti più rischi, però sicuramente hai molta più probabilità di diventare ricco rispetto ad investire. Poi, se vogliamo dire qual è il modo migliore per diventare ricchi tramite gli investimenti, quindi escludendo le altre attività, allora qual è a tuo avviso il migliore? Mutui investendo su immobiliare, ETF a leva e far leva su un lazy portfolio? Secondo me nessuno di questi. Nessuno di questi perché ovviamente nello scenario positivo con questi sicuramente arrivi a diventare ricco rispetto alla stessa situazione non a leva. Quindi se ti compri, che ne so, un SP 500 oppure un SP 500 2 per, quindi sostanzialmente un ETF sull'S&P 500 a leva, ovviamente in caso di scenario positivo ci arrivi prima, ma quando si utilizza la leva, siccome è una leva, quindi sostanzialmente stai utilizzando cose non tue, in questo caso soldi, sostanzialmente aumentano i rischi e purtroppo la leva in finanza frega tanta 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 gente e non è un caso, se tu ci fai attenzione, che tanti broker, tra quelli che sostanzialmente puntano non a offrire un prodotto di qualità, quanto puntano a rubare, a cercare di trattenere più fondi possibili dagli utenti. Se tu ci fai caso, questi broker molto spesso su che cosa fanno leva? Un gioco di parole, che simpatico. Su che cosa si fanno forza? Sulla leva. Ti dicono: ah, attenzione, puoi investire con leva 20, con leva 50. Perché sfruttano i retail che non hanno capito la leva. La leva tendenzialmente non si utilizza per aumentare i profitti, perché così come ti aumenta i profitti, ti aumenta anche le perdite. Anzi, ci sta anche un pericolo nascosto, lo vediamo tra pochissimo, magari mi apro un Excel al volo. In sostanza, il maggior utilizzo della leva è semplicemente la possibilità di impiegare meno capitale per arrivare allo stesso risultato. Ad esempio, devo fare un trade su Binance, su un broker, non ci voglio mettere tutta la liquidità che io dispongo per riuscire ad arrivare, ad esempio, a quel rischio rendimento e quindi ci metto di meno, ma lo faccio a leva. Quindi sostanzialmente a questo serve principalmente la leva, a mio avviso. Non a cercare di diventare ricchi il più velocemente possibile, perché al 99% probabilmente diventi più povero velocemente, quindi otterresti anche l'effetto opposto, ok? Quindi, secondo me, tutti questi sono sbagliati. Mutui investendo su immobiliare? Certo, in teoria sì, sicuramente non ci diventi ricco, perché in uno scenario ipotetico, magari in cui hai già una casa di proprietà, magari ti puoi permettere un mutuo e mettere a reddito la casa. Quanto ci guadagnerai netto? 4, 5, 6, 700 euro al mese? Non penso che tu sia ricco con 700 euro al mese. Quindi il primo sicuramente no, a meno che di farlo in forma imprenditoriale. E quindi a quel punto sostanzialmente sei un imprenditore, stai facendo un'attività lavorativa. ETF a leva. Questi sono pericolosissimi perché qui si nasconde una grandissima insidia. E quindi iniziamo. Abbiamo il titolo ROB, un'azione che consiglio a tutti quanti di non comprare. Allora, a titolo ROB poi abbiamo leva 2, leva 3, leva 10. Il titolo a giorno X quota 100, quindi siamo al punto 0. Ok, a un certo punto questo titolo fa un guadagno del, facciamo che il giorno 2 fa il 10%, quindi questo più questo per il 10%, e quindi va a quotare 110, la versione normale. Questa qua è quella leva 1, per capirci.
La leva 2 cosa farà? Farà la stessa cosa, quindi se stesso più se stesso per sempre il 10%, però in questo caso leva 2, quindi per 2, e quindi ad accodare ovviamente 120. Quest'altro farà la stessa cosa, questo più se stesso per il 10% per ovviamente leva 3, e stessa cosa questo qua più se stesso per il 10% per leva 10. Ok, in questo caso vedete abbiamo raddoppiato, perché ha fatto 10%, abbiamo leva 10, 10 per 10, 100, quindi raddoppio. E fino a qui è tutto figo. Facciamo che però, ovviamente il giorno dopo, questo strumento non è che spara solamente alto, ok? È un po' come Bitcoin, quindi molto volatile, ok? Facciamo che questo strumento ritorna al punto di partenza, quindi che dopo 2 giorni non ha né perso né guadagnato. Ovviamente non vi sbagliate, perché qua iniziano solitamente ad arrivare i primi errori. Non deve fare un meno 10 per tornare in pari, ok? Perché, guardate, se questo facesse questo meno se stesso per il 10%, guardate quanto quota, 99. Quindi se facesse il meno 10 non tornerebbe al punto di partenza, anche a leva 1, questo è importante. Per tornare al punto di partenza deve fare un'altra percentuale. In questo caso sarebbe questo sta a questo, chiusa tonda, no scusate, 1 meno quello sta a quello. Quindi in questo caso espresso il percentuale dovrebbe fare un meno 9,09%. Per controllare fate quello meno lui per questa percentuale, e infatti fa 100. Quindi se il secondo giorno lo strumento a leva 1 facesse un meno 9,9%, rendiamolo meno, se no giustamente non si capisce, sostanzialmente tornerebbe in pari, quindi tornerebbe a quotare 100. Lo mettiamo qui e quindi facciamo che torna a quotare 100. Lo strumento a leva 1 sarà tornato a 100. Lo strumento a leva 2 però che cosa fa? Ora lo scoprirete e non è niente di bello. Sostanzialmente quotava 120, va addizionato, perché là ovviamente ho già messo il meno, quindi per questo, per 2. E voilà! Non è 100. Prima sorpresa. Quindi, a leva 1 deve fare questa percentuale per tornare al punto di partenza, a leva 2, se fa la percentuale ovviamente del sottostante moltiplicata banalmente per 2, non torna a 100. Quindi non è, ok, fa il doppio e poi prende la metà. Non è così. Quota di meno. Stessa cosa per questo, quindi questo, più questo, per, in questo caso 3, 94, quindi meno 5%. A leva 10 capirete che è veramente tanto rischioso investire questo più questo per 10. Eccola là che ti sei praticamente bruciato tutto il portafoglio. Che cosa vuol dire? Che con le percentuali spesso ci si inganna, ci si sbaglia, quindi ci sono alcuni libri secondo me da leggere su queste cose, perché sono concetti matematici che negli investimenti tornano utili, non tanto per fare analisi fondamentale, non tanto per capire queste cose così particolari, ma per capire le basi. Quindi che cosa vuol dire? Che la leva sostanzialmente aumenta i guadagni, ma aumenta molto di più le perdite. Quindi ritornando a questa domanda, ETF a leva io personalmente li sconsiglio tanto, oltre al fatto che ci sta un rischio di liquidazione. Perché se abbiamo una leva 2 e il mercato azionario fa un meno 50%, e storicamente lo ha fatto, non è neanche così impossibile che riaccadi nuovamente, io vengo bruciato, cioè ho perso tutto, non è che posso recuperare, anzi per recuperare poi, come avete visto adesso su Excel, diventa molto molto e ancora molto complicato. Quindi gli ETF a leva io personalmente non li utilizzo, non li consiglio, a parte non consiglio niente, però proprio quando me ne parlano anche personalmente io dico stacci veramente tanto tanto attento. Magari per una cosa di nicchia, non so, mi voglio esporre al settore della robotica perché non so che pensieri posso avere e quindi penso di voler fare di più. Magari una piccola percentuale ci può pure stare, ma impostare un portafoglio con il ragionamento del mercato azionario in media rende il 7%. Bene, mi compro tutte le stesse cose, però a leva 2, così il mio rendimento medio sarà il 14%. Sappi che non sei un genio, ma sei solamente uno dei tanti che probabilmente per l'impazienza andrà a regalare soldi a chi invece di pazienza ne ha. Quindi, con gli ETF a leva puoi essere liquidato, hai dei problemi e hai delle storie. Stessa cosa per i mutui, andando a leva stai prendendo debito e quindi aumenti il rischio e aumenti anche le possibili complicazioni. Far leva sull'esi portfolio, ecco, appena risposto senza neanche farci caso, è molto rischioso. Perché? Perché come ho detto ci stanno altre tematiche e tendenzialmente non ha mai funzionato, ok? Oltre al fatto che la leva è inefficiente di per sé, come avete visto dal piccolo esempio che vi ho fatto molto rapidamente e banalmente su Excel. Quindi a questa risposta io rispondo così. Per me non si diventa ricchi con gli investimenti, si diventa ricchi con l'imprenditoria, con le attività, con il lavoro, con le skill, con la fatica, così si diventa ricchi, producendo un valore, un servizio. Tu devi produrre un valore o un servizio che gli altri vogliono, perché nel mondo i soldi ci stanno, i soldi ce li hanno tante persone e ce ne hanno pure tanti,
Se tu non ce li hai, è solamente perché non hai trovato qualcuno che è disposto a darteli in cambio di qualcosa. I soldi si scambiano, quindi crea valore, crea qualcosa che spinga le persone a volerti dare i soldi, che sia una capacità particolare, una skill, la fiducia, un lavoro, quello che ti pare. Non con gli investimenti, tantomeno quelli a leva, personalmente. Passiamo alla prossima domanda. Ricordo a tutti quanti che le domande possono essere fatte in maniera anonima, senza registrazione, telefono, email, senza niente. Entri sul sito che trovi qua sotto in descrizione, metti in modalità anonimo se vuoi e fai la tua domanda. Supponiamo che voglio acquistare casa entro X anni con X da definire, ovviamente con il mutuo. Ha senso interrompere di fare il PAC per mettere i soldi da parte? Prima domanda. Beh, prima domanda complicata da rispondere. Tendenzialmente la logica nella finanza personale dice che prima si ripagano i debiti e poi si investe. E io sono abbastanza d'accordo. Se però abbiamo un debito con un TAEG, quindi con un tasso da ripagare molto basso, come ad esempio magari potrebbe essere stato qualche anno fa, quindi persone che hanno preso il mutuo qualche anno fa, potrebbe essere non utile ripagare subito il debito, proprio perché è un debito che sostanzialmente costa poco. Potrebbe essere più redditizio, tendenzialmente magari investire nei mercati finanziari e poi con quei proventi ripagare il mutuo. Però ci stanno tante specifiche da dire, veramente troppe, è impossibile rispondere. Tendenzialmente comunque si ripagano prima i debiti e poi si investe, e i debiti tendenzialmente vanno ripagati in ordine di grandezza del tasso, quindi se il tasso è più alto va ripagato prima, ovviamente per risparmiare. Se è un debito con un tasso molto molto basso può anche essere lasciato, non ci sta niente di male, non è che sono regole scritte sulla pietra, che è arrivato Dio e l'ha scritte sulla pietra, assolutamente no. Tendenzialmente si fa così. Poi